Sigep 2023, siamo allo stand di Molino Dalla Giovanna e ci troviamo in compagnia di Giacomo Pini, il consulente per l'Horeca, che oggi si esibirà insieme a Iginio Massari, parlando anche e soprattutto del Meet Massari 2023 che finalmente sbarca anche in terreno spagnolo. Giacomo, benvenuto. Grazie, buongiorno, grazie dell'intervista. Sì, oggi parleremo appunto del Meet Massari, il format sai che è alla sua seconda edizione con la mia presenza. Io mi occupo appunto della parte Horeca dal punto di vista del management, quindi il maestro Iginio racconterà come sempre, a parte i suoi aneddoti di grande esperienza ma di prodotto, e io insomma parlerò di come poi gestirlo un punto vendita, quindi come vendere quel prodotto, come dargli valore nelle vetrine, e tratteremo appunto due date italiane e una spagnola. Questa è un po' la grande novità di quest'anno, insomma saremo a Barcellona. E ecco, questa è un po' l'evoluzione che ha avuto il Meet Massari appunto da Revolution dall'anno scorso. Diciamo innanzitutto chi è Giacomo Pini, facciamo una presentazione della tua persona e della tua attività. Grazie, allora io insomma nasco, non potevo fare altro nella vita perché nasco in mezzo ai tavoli, in mezzo ai ristoranti, di famiglia, e mi occupo di consulenza e formazione da oltre 20 anni. Sono un docente di Castalimenti, probabilmente in area management il più longevo, e col mio team noi in tutta Europa sviluppiamo format, quindi la nostra attività è proprio lavorare sui locali e farli funzionare. Naturalmente quando lavoriamo come eccellenze come Iginio Massari, Gino Fabri, tutto il team di Apei, è anche molto facile perché c'è già un grande prodotto. E quindi per noi è il numero, la formazione del personale, la vendita, appunto questo è un po' quello che facciamo. E con Molino Dalla Giovanna dall'anno scorso insomma abbiamo questo tandem, e quindi credo di essere l'unico che affianca Massari diciamo senza la giacca bianca, ecco, questo primato. Giacomo, abbiamo parlato poco fa in una breve intervista col maestro Iginio Massari di quella che anche lui considera il fulcro della crescita per diventare dei grandi professionisti. La formazione, quanto è importante anche per te la formazione in ambito Horeca? Allora io direi che è fondamentale, insomma in Castalimenti devo dire che sono oltre 20 anni che trattiamo il tema, ma in questo momento se lo sai fare ma non lo sai gestire sei fuori dal mercato, cioè in questo momento il grande prodotto è quasi un prerequisito per poter competere su questo tipo di mercato, ma la pianificazione economica, la formazione delle risorse umane, si parla tanto di automatismi, ma questi sono settori dove l'uomo fa ancora la differenza, quindi se non è ben formato e non è ben centrato sul cliente difficilmente riesce a funzionare. E allora noi parleremo di formazione e di tutto ciò che è vicino al vostro canale di business su horecanews.it prossimamente, magari parlandone in una rubrica dedicata a Giacomo Pini e al suo staff. Giacomo, per entrare in contatto con te o con il tuo staff, per migliorare il proprio business, la propria performance in ambito Horeca, qual è l'indirizzo email a cui è possibile scrivere? L'indirizzo email è info@gpstudios.it, il sito è www.gpstudios.it e poi tutti i canali sociali, insomma, quindi Facebook, Instagram, LinkedIn, siamo assolutamente rintracciabili. Bene, allora noi lo lasciamo perché è arrivato il momento di iniziare l'esibizione con il maestro Iginio Massari. Giacomo, grazie. Grazie a voi, grazie e buon lavoro.